sono appena rientrata perché sono un po' scaramantica e uso andare via e far perdere le mie tracce, però a quanto pare sì, alle 11 ho riacceso il telefono e ho capito che il trend era buono. Cosa farà rispetto all'amministrazione precedente? Guardi, la prima cosa è l'emergenza Covid. Noi abbiamo già una situazione critica, quindi la prima cosa a cui lavoreremo è mettere in sicurezza la comunità. Ci sarà discontinuità con la vecchia amministrazione? Francamente in amministrazione ci sono le cose da fare, ci sono i problemi e vanno risolti. Io li conosco, so come risolverli, quindi non parlo né di continuità né di discontinuità, ma di problemi che vanno affrontati e risolti. A chi dedica questa vittoria? Alla mia famiglia sicuramente, e lasciatemelo dire ad un gruppo di persone che mi hanno affiancata e che hanno creduto in me. La mia candidatura non è solo la mia, ma è la candidatura davvero di tanta gente che insieme a me ha condiviso un percorso. E, in particolare voglio ricordare un mio maestro, Adriano Potalivo, che non c'è più, è stato 5 anni fa in amministrazione per pochi mesi con me, ma mi ha insegnato tanto, soprattutto la correttezza e la lealtà. Cosa si sente di promettere ai monteneresi? No, le promesse non si fanno, continueremo sul percorso tracciato, quello che ho segnato io, il lavoro che ho fatto, ci sono dei finanziamenti, dobbiamo portare a compimento delle opere, dobbiamo lavorare sulle strade che sono chiuse, non so se avete visto, già ci sono dei lavori, io mi sono appena fermata su una provinciale perché stiamo facendo un tappetino, quindi queste sono le cose non promesse, ma dobbiamo lavorare per risolvere i problemi. È il primo sindaco di Montenero di Bisaccia è una donna. Brava, nella storia amministrativa, come ti sento? Io non ho mai pensato a questo, ho sempre lavorato in squadra, in gruppo. Le quote rosa servono per entrare nelle istituzioni, dopodiché le donne sanno fare e fanno la differenza perché oggettivamente sono pragmatiche, tendono molto a risolvere i problemi. So che alcune candidate hanno fatto degli ottimi risultati, adesso nel dettaglio non ancora ho contezza, però sicuramente sono andate molto molto bene, però la squadra è buona, è una squadra di livello e questo mi conforta perché significa che abbiamo fatto la scelta giusta anche sui candidati. Perfetto, grazie, auguri. Rispettate le distanze.